Buonasera e ben ritrovati con l'edizione regionale del nostro telegiornale. In apertura la cronaca, 8 giorni dal naufragio della Costa Concordia. Le speranze per Williams Arlotti, di 36 anni, e la figlia Diana, appena 5, si assottigliano di ora in ora, però il lavoro dei soccorritori continua con fiducia anche se le difficoltà sono tante. È quanto scrive sulla sua bacheca di Facebook la cugina di Arlotti, Sabrina Ottaviani, che ha pubblicato un SMS di uno dei soccorritori. Sono 12 il numero dei morti accertati, sono 13, scusate, di cui alcuni identificati. Intanto continuano a singhiozzo le ricerche dei dispersi nel relitto della nave. Dagli strumenti risulta un ulteriore movimento, quindi sono state sospese le operazioni, al momento limitate alla parte emersa dello scafo, che si muove fino a 11 mm l'ora. Sul fronte delle indagini, il materiale informatico sequestrato sulla nave potrà servire a conoscere non solo la rotta della Concordia, ma anche i movimenti del capitano, del secondo e degli ufficiali presenti in plancia. Ancora cronaca, ci spostiamo a Reggio Emilia. Coltellato all'addome nella tarda serata di ieri un barista che aveva reagito al suo tentativo di rapina a Gualtieri, nella Bassa Reggiana, ed è fuggito, però poi è stato identificato dai carabinieri e arrestato poco dopo, mentre stava uscendo dalla sua abitazione, probabilmente dopo aver cambiato gli abiti. In carcere per tentata rapina aggravata e lesioni personali è finito un 33enne originario di Crotone e residente nella cittadina emiliana. Nella sua auto i militari hanno trovato il passamontagna che aveva utilizzato per travisarsi. Il barista, 34 anni, medicato all'ospedale di Guastalla, se la caverà in 5 giorni. Si è tenuta questo pomeriggio, trasmessa in diretta dalla nostra emittente, l'ordinazione episcopale per Monsignor Francesco Cavina, proclamato nuovo vescovo di Carpi nella Basilica Cattedrale di Imola. Cresciuto prima a Imola, poi a Bologna, Monsignor Cavina, 57 anni, il prossimo 17 febbraio ha poi trascorso un lungo periodo a Roma, durante il quale ha ricoperto fino ad ora il compito di ufficiale della Segreteria di Stato della Santa Sede. Oggi a Imola l'ordinazione al Monsignore Romagnolo è stata conferita dal Cardinale Tarcisio Bertone, Segretario di Stato Vaticano, che ha esortato Monsignor Cavina alla vicinanza anche nelle situazioni difficili. Sì, davvero il vescovo di tutti, ha detto Sua Eminenza a Cavina. Allora andiamo a sentire proprio le parole del cardinale. Ti auguro di riascoltare sempre dentro di te, durante il tuo ministero episcopale, queste parole di San Paolo che abbiamo ascoltato nella seconda lettura, avendo questo ministero, secondo la misericordia che ci è stata accordata, non ci perdiamo d'animo. La consapevolezza della riconoscenza per il dono ricevuto e quella dell'obbedienza al mandato a te affidato devono fondersi tra loro e assicurare al tuo cuore di vescovo una grande tranquillità interiore, una pace profonda e una gioia sempre nuova. E questo anche nelle situazioni più difficili, scegliendo come motto episcopale le parole non excedet dominus, tu stesso hai voluto esprimere la certezza che il Signore non verrà mai meno e non ti lascerà mancare il suo aiuto e il suo sostegno. Sii davvero vescovo di tutti e per tutti. Nessuno ti senta lontano, estraneo o ostile. In arrivo da lunedì, o per meglio dire in arrivo proprio un lunedì molto caldo a Bologna per la protesta dei taxisti che si troveranno alle 8:30 al Parco Nord. Dopodiché 250 auto, non una di più, come concordato con la questura, sfileranno dalla periferia al centro di Bologna a passo ridotto. Un serpentone lungo oltre 2 km che passerà anche da Viale Aldo Moro, sede della Regione Emilia-Romagna, per fermarsi in piazza 8 Agosto. È la protesta più plateale del fermo che domani scatterà anche a Bologna. Così ha deciso il coordinamento taxi bolognese, coinvolgendo pure i colleghi del nord-est. Dalle 8 alle 22 niente taxi in città, tranne per i trasporti da e per gli ospedali o per i disabili e altre categorie protette. Le macchine resteranno in piazza 8 Agosto, mentre gli autisti si sposteranno a piedi fino a Piazza Maggiore. Qui, dalle 10:30, altri 50 taxi circonderanno il crescentone di Piazza Maggiore, lo spazio rialzato della piazza davanti alla chiesa di San Petronio, e resteranno in presidio. A mezzogiorno, poi, una delegazione incontrerà il sindaco Virginio Merola.
Una scossa di terremoto di magnitudo 2.4 è stata registrata alle 11.39 sull'Appennino modenese nel territorio del comune di Zocca. Lo riporta l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Il sisma ha avuto il suo epicentro a 9,9 km di profondità e comunque non sono stati registrati danni a persone o cose. Adesso andiamo a Modena, dove torna, grazie alla Coop Estense e alla collaborazione nel comune di Modena, l'iniziativa Brutti ma Buoni, e questo per recuperare della merce che poi verrà distribuita alle persone più in difficoltà. Maria Cristina Ruini. Oltre 5 milioni di euro il valore della merce che l'anno scorso è stata donata ad associazioni religiose laiche del territorio nell'ambito dell'intesa fra Coop Estense e amministrazione comunale modenese. Si chiama Brutti ma Buoni, come i famosi biscotti. L'iniziativa rinnovata anche quest'anno, che si propone di recuperare la merce alimentare non che andrebbe buttata dai supermercati perché in prossimità della data di scadenza e che viene così distribuita grazie a una rete di volontariato alle persone in difficoltà. Un sistema che permette di recuperare circa il 40% dei prodotti. È merce prevalentemente alimentare, diciamo al 90% si tratta di merce alimentare, freschissimi, quindi carni, ortofrutta, fino all'alimentare confezionato, e c'è una parte anche di merce non alimentare, quindi ad esempio tutta la drogheria chimica o la profumeria, piuttosto che giocattoli o cancelleria. La destinazione è alle ONLUS, quindi a tutte quelle associazioni, espressioni del volontariato sociale, cooperative sociali, associazioni di volontariato, no? Che hanno questo tipo di configurazione, perché la legge prevede che sia questa la destinazione. Quindi è un mondo estremamente articolato. Ovviamente molto importante è la presenza cattolica, perché tradizionalmente si muove rispetto all'area del bisogno, ma anche diciamo la cooperazione sociale, insomma il mondo delle polisportive, quindi l'associazionismo laico è un destinatario importante delle nostre donazioni. Sarà distribuito in tutta l'Emilia-Romagna la nuova rubrica della Cooperativa Dolce, che ha sede a Bologna. Un'occasione questa per far conoscere alle nuove generazioni il terzo settore, ma anche naturalmente la cooperazione sociale. Massimo Ricci. Peraltro, così si intitola il neonato periodico quadrimestrale edito dalla cooperativa Società Dolce. Si occuperà di temi sociali ma anche di politica e cultura. Una rivista che sarà distribuita ai comuni, a province, regioni, aziende sanitarie locali e università. L'obiettivo è quello di far conoscere il mondo della cooperazione alle nuove generazioni. La crisi c'è, il welfare e la protezione sociale spesso vengono messi in discussione, ci sono campagne dei mass media, ma penso che la cooperazione sociale del terzo settore abbia ancora quel ruolo sussidiario e forte che ha avuto in questi ultimi anni a Bologna in particolare. I numeri ormai sono numeri importanti, 2.700 tra lavoratrici e lavoratori, 60 milioni di euro, questo è il dato del valore della produzione 2011, con l'obiettivo di raggiungere i 70 milioni di euro nel 2012. In particolare, diciamo, lo sviluppo la Società Dolce l'ha fatto nella residenzialità per anziani, quindi nei servizi sociosanitari, ma in particolar modo è nota per i suoi progetti di nidi d'infanzia, per tutta l'attività che nella fascia 0-3 anni ormai da anni sviluppa attraverso anche progetti fortemente innovativi. Siamo alla pagina sportiva, innanzitutto il calcio con la Serie A, Bologna-Parma 0-0, dopo il primo tempo Morrone del Parma non è rientrato in campo ma è tornato a Parma in ospedale per un problema con il figlioletto, che fortunatamente poi si è risolto. Per la prima divisione, Girone A, Reggiana Benevento 0-2, Lumezzane-Carpi 1-1, Viareggio-Spal 2-0, Girone B, Piacenza-Spezia 0-1, mentre per la seconda divisione, Girone A, Sant'Arcangelo-Rimini 3-0. E dal calcio allo sci, perché trionfo dell'azzurro Christian De Ville, che ha vinto lo slalom speciale di Coppa del Mondo di Kitzbühel davanti all'austriaco Mario Matt e al croato Kostelic. Giuliano Razzoli ha chiuso settimo e Patrick Thaler dodicesimo. E con lo sport è tutto, grazie per essere stati con noi, un buon inizio di settimana, arrivederci.